Leonora Duse, la più grande attrice di prosa di tutti i tempi. Beh, fare una trasmissione sulla Duse è un'impresa ardua, estremamente difficile. Sarebbe stato quasi impossibile abbracciare tutto l'arco di quella che è stata la sua vita. E allora noi ci siamo limitati a fare degli appunti su quello che è stato appunto la sua vita di donna e soprattutto la sua vita di attrice. Beh, io personalmente non l'ho mai vista né sentita la Duse, però fortunatamente ho qui con me un mio amico carissimo, Luchino Visconti, che ha qualche anno, pochi, sapete, pochi, più di me, e allora lui ha avuto la fortuna di vederla e di sentirla. Grazie. Cara Lila, molti anni più di te. No, e tanto. Questo però mi ha dato appunto la chance di poter sentire Leonora Duse. Cosa vorresti sapere da me? Beh, tutto, l'impressione che ti ha fatto quando l'hai vista. Dunque, io l'ho sentita occasione? La prima volta al suo ritorno al teatro nel 1921. Era già anziana allora. Era già una signora piuttosto anziana, più di me e molto più di te in questo momento. E lei riprese a recitare con La donna del mare di Ibsen. Lei cominciò al Carignano di Torino, dove fece un certo numero di rappresentazioni, poi venne al Manzoni di Milano. Mia madre, che è una donna estremamente sensibile a tutte quelle che erano le manifestazioni d'arte, di poesia, eccetera, voleva che noi ragazzi, eravamo molto giovani, certo, malgrado questi tanti anni, fossimo presenti quella sera. Io mi ricordo che in un palco del Manzoni assistetti alla rappresentazione della Donna del Mare. L'impressione che io ho avuto allora, e la ricordo perfettamente, posso ripetertela, fu un'impressione di sgomento. Di sgomento. Sì. Perché io non ero preparato a un tipo di recitazione come era quella della Duse in quel momento. Probabilmente sarà già stata anche quella un modo di recitare di Eleonora Duse diversa dagli inizi della sua carriera, dal famoso Romeo e Giulietta a tutto il teatro francese, al teatro di D'Annunzio, eccetera. Era evidentemente un tipo di recitazione estremamente raffinato, affinato e cerebrale. Io mi ricordo che poco dopo l'entrata in scena di Ellida, dopo questo uragano di applausi che durò, credo, 5 o 6 minuti, con questa vecchia signora in un accappatoio bianco, i capelli grigi, ferma in fondo al palcoscenico, immobile, la testa abbassata, non sorrideva mai, non sorrideva mai nemmeno per ringraziare il pubblico. Ringraziava sempre il pubblico con un'aria abbastanza seccata. Ricordo che dopo questo venne avanti e cominciò la scena. Si sedette in una di quelle grandi poltrone da giardino, quelle fatte un po' a chiocciola, sì, con un ombrellino, disegnava per terra e parlava. Io dopo un po' mi rivolsi a mia madre e dissi: ma che fa? Cosa fa? Perché non recita? E mia madre mi disse semplicemente: stai zitto e ascolta. Questa era l'impressione che mi fece la Duse, cioè un'impressione di una verità sconcertante. Beh, forse quasi, non so, unica per il suo tempo. Non per so me, assolutamente unica in quel momento e devo dire quasi assolutamente unica anche fino ad oggi. Siamo tutti convinti. Ognuno lo piglia. Comunque, chi lo vuole. Tu ritieni che, non so, che lei avesse avuto una scuola oppure fosse soltanto un'attrice estremamente Secondo me, ecco, nella Duse quello che non si avvertiva era veramente una scuola, uno stile, una maniera di recitare. Era qualcosa di istintivo, qualcosa di naturale, qualcosa di congenito. Io credo che ogni sera lei era diversa, non era sempre uguale. Cioè lei non aveva così all'ingrosso un'imbastitura della commedia che lei faceva, ma io credo che lei poi improvvisasse molto. Tant'è vero che poi ho saputo che qualche volta, negli ultimi anni, alle prove della sua compagnia, se c'erano degli attori nuovi che quell'anno erano in compagnia per la prima volta e che non avevano fatto un certo repertorio, provavano sotto la guida di un direttore e lei non c'era, e che era stanca, era malata, e mettevano una poltrona di vimini che muovevano in palcoscenico di volta in volta, e la poltrona dicevano: lì c'è la signora.
Poi la mettevano là, la scena continuava e l'attore doveva dire: là c'è la signora. Alla recita molte volte la signora era esattamente dalla parte opposta. Allora dimmi una cosa. Questo mi fa pensare che potesse improvvisare. E come si sarebbe trovata secondo te un'Eleonora Duse con tutto il suo talento, che nessuno di noi mette in dubbio, oggi, per esempio con il teatro che si fa oggi, con i registi? Ecco, con un teatro molto più organizzato, molto più approfondito in un certo senso, nel senso del complesso, probabilmente la signora Duse si sarebbe trovata a disagio, così come si sono trovate a disagio anche molte attrici o attori di una generazione precedente alla vostra. Si sono trovate a disagio delle volte dentro la struttura di uno spettacolo così preciso e così limitato dalla regia. Probabilmente non avrebbe sopportato la regia, o l'avrebbe fatta lei stessa. Lei infatti in un certo senso faceva della regia. Lei faceva della regia anche con dei biglietti, con delle lettere che lei mandava in camerino agli attori o all'albergo agli attori, dove ricordava delle cose, dove suggeriva delle cose. C'è una famosa lettera sua per la locandiera, sulla quale io non sono d'accordo come interpretazione, dove lei diceva: ricordatevi soprattutto frivolità, frivolezza, leggerezza, eccetera, eccetera. Cioè tutto il contrario di quello che dovrebbe essere. Comunque, questo non toglie un pelo al grande talento di Eleonora Duse. Certo che l'unica cosa che mi dispiace è che io avevo 14 anni allora e non l'ho potuta conoscere, perché conoscerla come persona, come donna, credo che fosse estremamente interessante. Ah, sì, certo. Perché mi ricordo Renato Simoni mi raccontava molti episodi della Duse e io gli continuavo a domandare, episodi. Mi ricordava molti episodi molto divertenti, cioè? I suoi rapporti. Una volta che la Duse era malata e faceva un po' la comediante, una gran pososa, Oietti la chiamò la pososa, no? E riceveva la gente sdraiata in terra all'Hotel Cavour a Milano, sì, faceva delle cose di questo genere, sì. Ma questo, vabbè, è un po' il clima d'annunziano nel quale era vissuta, nel quale le piaceva di crogiolarsi. Oggi forse... No, oggi questo non ci farebbe nessun effetto, ecco, no, per carità. Un personaggio così forse oggi non no, troverebbe andrebbe sua... fatto in un film, allora andrebbe presa tutta un'epoca, che è quell'epoca lì, certo, andrebbe rivista e rivalutata. Riproposte. Bene, io credo che... Abbiamo esaurito? Abbiamo non detto Non vuoi sapere tutto più niente? Ah no, se tu hai altro... No, non so più niente. Se non tu so hai più altro da dire, no, figurati. Non so più niente, no. Allora, io ti ringrazio di essere Ciao, venuto. Lilina. Ciao, grazie, grazie mille. Allora, adesso riprendiamo il discorso proprio su quello che è la trasmissione che riguarda Eleonora Duse. Il primo dei nostri appunti ha una data, Milano 1887. Eleonora Duse è già famosa e acclamata, ha 29 anni. Il marito, l'attore Tebaldo Checchi, dal quale vive separata da tempo, sta lontano in Sud America. Eleonora Duse conosce Arrigo Boito, uno degli ingegni più vivi della Milano del suo tempo. Poeta e musicista, all'epoca dell'incontro con la Duse, Boito, oltre che critico musicale e librettista, tra l'altro dell'Otello di Verdi, era già un l'applaudito compositore del Mefistofele, e stava lavorando ad un'altra opera monumentale, il Nerone. L'incontro fra la Duse e Boito fu determinante nella vita dell'attrice. Egli la condusse, diciamo così, nel regno della poesia, allargò i suoi interessi culturali, le fece sentire sempre più urgente il desiderio di un repertorio nuovo. La Duse aveva avuto un'infanzia molto travagliata. Era figlia d'arte e fino all'età di 5 anni aveva recitato, conoscendo la miseria veramente, gli stenti di una vita vagabonda dall'uno all'altro degli oscuri palcoscenici di provincia. Un'infanzia la sua che D'Annunzio avrebbe poi così rievocato nelle pagine del romanzo Il fuoco. Avevo appena 14 anni quando recitai in una vecchia tragedia romantica intitolata Gaspara Stampa, in un piccolo teatro di campagna, una specie di baracca. Fu un anno prima che morisse mia madre. Non so quale istinto di dolore mi conducesse a trovare gli accenti e i gridi
che dovevano scuotere quella folla miserabile da cui aspettavamo il pane quotidiano. A partire dall'ottobre del 1904, la Duse riprende il cammino per il mondo, da una capitale all'altra. Alle rovine del suo vecchio repertorio, che continuano a sembrarle stupide rovine di cartapesta, ma che il pubblico non le permette di abbandonare, si aggiungono via via i personaggi creati da Maeterlinck, da Sudermann e soprattutto da Ibsen. Oltre a Casa di Bambola e Edda Gabler, già rappresentati in precedenza, La Donna del Mare e Rosmersholm. In occasione dell'allestimento di Rosmersholm, la Duse si vale della prestigiosa scenografia di Corton Craig, il grande uomo di teatro inglese, col quale sembra voler iniziare una lunga collaborazione. Ma il proposito non si realizza. La Duse rinuncia ancora una volta al suo sogno di rinnovamento del teatro, che le appare ormai sempre più appesantito dalla tradizione e dalla routine. Stanca, perennemente tormentata dal male contratto fin dalla fanciullezza, Eleonora Duse deve concedersi, fra uno spettacolo e l'altro, lunghe giornate di riposo. Spesso le sue recite, annunciate e fissate da mesi, vengono sospese all'ultimo momento, quando il pubblico ha già riempito la sala. Eleonora Duse non è in grado di recitare. E non sempre per ragioni di salute. Talvolta basta un banale incidente, come lo sbaglio tipografico su un manifesto, una stanza d'albergo dal mobilio opprimente, a renderla incapace di concentrarsi, incapace di affrontare il pubblico nella pienezza della propria arte. Nel 1907 e nel 1908 affronta una lunga serie di recite in Sud America, poi in Germania, Austria e Russia, e nel suo repertorio compaiono La città morta e La Gioconda di D'Annunzio. Nel 1909 è di nuovo a Vienna. Ecco, è finito. Come sapete, stasera la compagnia si scioglie. E Eleonora Duse ha finito di recitare. L'amministratore provvederà a liquidare ogni vostra aspettanza secondo il contratto. Cosa augurarle ora, se lei lascia il teatro? Pace. Soltanto pace. Del tutto all'improvviso, Eleonora Duse ha lasciato la vana ricerca della pace interiore. Benché lontana dal teatro,
Il pubblico e gli impresari non la dimenticano. Uomini di cultura come Rainer Maria Rilke, registi come Max Reinhardt, personalità del teatro come Yvette Guilbert e Cécile Sorel sollecitano il suo ritorno alle scene. Anche la giovane industria cinematografica si fa avanti con progetti e offerte di scrittura. No, signore, è quasi un anno che la signora non si fa vedere. Mi hanno detto che lascia un altro appartamento in città, ma anche là saranno più di 2 mesi che non c'è andata. O del resto lascia un appartamento anche a Venezia, una a Viareggio e una a Roma. Resterò a Firenze altri 2 giorni. Se la signora tornasse, questo è il mio biglietto. Mi avverta subito. Le sembrerà eccessiva la mia insistenza, ma il mio lavoro è fatto anche di questo. Insistere, magari per mesi. Per anni ormai. D'accordo, per anni. Ma io mi sono messo in testa di fare un film con la Duse. Bisognerà sentire anche il suo parere, non le pare? Certo, difatti io... Lo so. Ho parlato con Eleonora la settimana scorsa. E allora? È incerta. Tutte le trame che lei le ha proposto non la convincono. Ne scelga una lei, allora. Infatti, c'è un libro che le piace, che la interessa. Che libro? Mi dica. Comperò subito i diritti. Cenere, di Grazia Deledda. Cenere. Bel titolo. Mi piace. No, Sua Eccellenza è partito ieri sera. Senz'altro, riferirò. No, signore. No, non so. Lei capisce? E allora? Non si capisce più niente, signor Ambrosio. Non si capisce più niente. Pronto? Pronto? No. Il signor Brutmeier è già partito. No, non credo che tornerà. Mi ha fissato il treno per Torino? Già fatto, signor Ambrosio. Senta, lei telefoni a Torino. Fermino ogni lavorazione. Il film con la Duse lo faremo, certo, ma non ora. Pronto? Dopo l'entrata in guerra dell'Italia, la Duse si prodiga per rendersi utile ai soldati al fronte, alle famiglie che soffrono. Nessuno più è solo, nessuno più si appartiene, scrive in quegli anni, e si adopera con fervore, secondo le sue possibilità, che non sono grandi, per soccorrere le sventure dei più infelici. Cenere, il suo unico film, è una parentesi che la lascia insoddisfatta ma ancora fiduciosa nelle possibilità del cinematografo. Raggiunge anche le zone di guerra con l'intenzione di recitare per il teatro del soldato, ma si ritrae, convinta che i soldati vivano ben altre tragedie, e riprende ad aiutarli con denaro e con doni. Benedetti, ragazzi. Tornano in linea. Sono allegri. Dopo 3 anni di guerra. Già. Sta maturando qualcosa di molto importante. Da quella parte. E lei, signor tenente? Domattina parto anch'io. C'è bisogno di tutti lassù, dobbiamo ricacciarli indietro. La signora che è uscita poco fa la prega di accettare questo dono. Come? Un dono? Deve scusarmi. Non potevo non accontentare la signora. Ma non capisco. La signora non le ha spiegato. No, ma non è la prima volta.
Non ha idea quanti libri ho spedito al fronte per conto della signora. Per lei, procurare un'ora di pace ai ragazzi che rischiano la vita è un impegno. E mi spiego, un suo modo di combattere. Ha perso un figlio? No, no, anzi, lei dice di averne trovati tanti. E così è riuscito a trovarmi? Mi scusi, non volevo partire senza ringraziarla, così mi sono permesso. Oh, grazie. No, no, ma non stia a scusarsi. Anzi, mi fa molto piacere di averla qui. Ma si accomodi. Il suo treno parte soltanto domattina? Sì, domattina. Ora possiamo fare quattro chiacchiere. Lei ha preferito la mia compagnia a quella di un amico. E io le sono molto grata di riempire un po' della mia solitudine. Però non faccia complimenti, eh? Se alle chiacchiere di una vecchia signora preferisce, non so, un buon film, possiamo anche andarcene al cinematografo. Se non le dispiace, preferirei restare con lei. Ah, bene. E allora chiacchieriamo un po', magari con una buona tazza di tè. Grazie. Due tè, per piacere. No, no, è stato un tradimento del mio amico libraio. Ah, lei è troppo giovane, non poteva conoscermi, riconoscermi. Signora, io ho visto il suo film. Davvero? Ah, lei ha visto il mio Cenere. E mi dica, come le è sembrato? La sua presenza mi ha emozionato molto. No, no, non era un buon film. Sì, c'era qualche momento buono, quando il mio personaggio rimaneva nell'ombra. Se lei sapesse quanto ho dovuto supplicare per ottenere questo. Perché vede, il cinematografo, almeno come lo penso io, dovrebbe essere proprio questo. Luci improvvise, penombre, grandi spazi, piccoli scorci, angoli d'ambiente, purché l'immagine offre un'idea, non una faccia soltanto. Il cinematografo offre delle possibilità che il teatro non può dare. Si possono fare grandi cose col cinema e si faranno. Ma io sono troppo vecchia per spiegare a un direttore che il mio desiderio di rimanere nell'ombra, voglio dire senza primi piani, non è per paura di mostrare le rughe, no. È proprio perché, vede, questo è il cinema come io lo potrei fare. Signora Duse, c'è un messaggio per lei. Ah, grazie. Mi scusi. Scriva pure, ogni volta che vuole. Adesso mi scusi però. Scrivimi, figliolo. Mi farai piacere. Volevate molto bene al maestro, lo so. Era l'uomo migliore della terra.
l'amore di cui potevo disporre in questa mia vita. Tutto quello che potevo donare l'ha avuto lui. E ora, Rigo, ora lo sai anche tu. Finché avrò respiro su questa terra, il filo che ci ha uniti non si spezza. Pietro, potete accompagnarmi fin sulla strada? Credo proprio che avrò bisogno del vostro braccio per arrivare fino alla carrozza. Sai che è bello essere nonna? Vedi come sono fatta. Scopro ancora me stessa alla mia età. Mamma, tu non smetterai mai di crescere. Sei come loro. Sono molto simpatici. Lui è più dolce, più malleabile. Lei invece ha un carattere più forte. Sa già quello che vuole. Sì, sì. Ma tu sii buona con lei. Perché sarà lei ad avere più bisogno della tua attenzione. Ah, lui troverà sempre qualcuno che si preoccuperà di capirlo, di aiutarlo. Ma le donne, soprattutto quando sono terribili, rischiano di non trovare mai risposta alle loro domande. Enrichetta, io sono stata una cattiva madre. Mamma. No, no, non è che non ti abbia amata o che mi rimproveri di non esserti stata abbastanza vicino, questo no. Ma voglio dire, se tu sei venuta su saggia, sana, io non ho merito. E poi ho mancato la promessa di darti una casa. Non è stata colpa tua, mamma. Enrichetta, posso farti una domanda? Sai, sono venuta a Londra quasi solo per questo. No, no, anche per conoscere i miei nipoti e il signor professore mio genero. Ma tu hai sentito molto la mancanza di tuo padre? Certo che sì. Per tutto il viaggio ho cercato di prepararmi alla tua risposta. E adesso invece non serve affatto che tu risponda. Io dimentico che alle mie domande ho sempre dovuto saper rispondere io stessa. Tuo padre era un uomo buono, cara, un uomo giusto. E tu gli somigli. Fu lui a lasciarti? No, no, no. Ma sai, quando due persone si lasciano, non si sa mai bene veramente chi abbia abbandonato l'altro o chi si sia lasciato abbandonare. Perché l'hai sposato, mamma, se non l'amavi? Io non ti ho mai detto di non averlo amato. Però è vero. Lo stimavo. Sai, eravamo in compagnia insieme. Lui è sempre stato molto buono con me, sì, molto comprensivo, anche quando decise di rimanere in America per non intralciare la mia carriera. Lui faceva l'attore, ma così, quasi per caso, e infatti ha potuto abbandonare il teatro. Ti addolorava che fosse lui il marito della Duse
quando avresti voluto essere tu la moglie di qualcuno, non è così? Ti deve aver voluto molto bene lui. Sì, molto. E per questo mi ha molto perdonata. Ma c'è un'altra cosa, Enrichetta, che tu devi sapere da me. Prima di conoscere tuo padre... Mamma, non è necessario che tu parli. I giornali hanno scritto tante volte di te. Ah, sì, sì, sì. Oh, hanno raccontato quasi tutto. Hanno ricostruito la mia vita fin dai miei primi successi. Ma, vedi, allora io ero molto giovane. Recitavo a Napoli. Ero bravina. Almeno così dicevano i critici. Boutet e anche Lasserao e Cafiero. Cafiero. Lo hai amato molto? Ebbi un figlio da lui. Un figlio? Sì. Ma morì appena nato. Povera mamma. Ecco, vedi, fu allora che io conobbi tuo padre. E lui mi fu molto vicino. Mi sorresse, ecco, proprio mi sorresse in quella terribile occasione. E cominciò a diventare importante per me. Poi lo sposai e per un po' di tempo ha continuato ad essere importante. Il fatto è che tu sei troppo importante, mamma. Io importante? Ah, Enrichetta, io ormai sono una povera donna malata che ricorda quello che non c'è più. E aspetta quello che non verrà mai. Mamma, tu? Io credo che i bambini si siano svegliati. Non ti pare affatto. I bambini non si sono svegliati. Però d'accordo, facciamo finta che si siano svegliati. Mio caro, mio buon amico, grazie di essere venuto. Ma sì, la mia salute è buona ora. Posso tornare in palcoscenico, almeno per un po'. Che cosa ne dite, Marco? Devo tornare a recitare, devo lavorare, devo... Forse il pubblico ha bisogno di me. Anche di me, adesso che la guerra è finita e bisogna risanare le piaghe. E poi, Marco, la verità è che io ho bisogno di lavorare, ho bisogno. Ma il vostro capitale? Il mio capitale, che era amministrato in Germania dalla banca di Mendelssohn, un mio buon amico, lo sapete, è ridotto a nulla. Ma dovrà pur continuare a fruttare qualcosa. Sì, 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 infatti gli eredi di Mendelssohn continuano a mandarmi puntualmente la mia rendita, ma si tratta di 4 soldi. Tutto quello che ho può consentirmi di sopravvivere 2 anni. Allora, mi aiuterete? Me lo ripeto, sì. Ma vediamo in concreto, che posso fare io? Voi? Oh, ma Marco Praga può tutto. Non disponete di un giornale? Non siete un commediografo. Allora, una commedia per me? Sapete, Marco, il repertorio è la cosa più importante ora. Per voi è sempre stato così. L'avete conservato? Sapete, Marco, Arrigo ha dato un senso alla mia vita e continua a darglielo. Dunque, una commedia per voi, un personaggio per voi. Lo so, dopo 12 anni che non parlo al pubblico, ma cosa andrò a raccontare? Perché voi mi conoscete, trucchi, parrucche, no, niente, niente. La mia faccia, così, com'è, e i miei capelli bianchi. E niente amore, per carità, no. Parti di vecchia. Lo so, è difficile.
Ma sapete che io non ci dormo la notte pensando, arrovellandomi. E poi, Marco, vi prego, scrivete sul vostro giornale che siete stato voi a cercarmi, a insistere, e che io per il momento non ho detto né sì né no. Se si dovesse sapere che sono stata io a volere e anche per bisogno, no. No, no. Non sopporterei che il mio ritorno alle scene destasse pietà. Preferisco mi si creda vanitosa, ma sì, che si pensi a un mio meschino desiderio di gloria. E invece ho bisogno, Marco, ho bisogno di lavorare. Il ritorno di Leonora Duse è annunciato con un articolo di Marco Praga, al quale fanno subito eco altri giornali. Primo attore è Ermete Zacconi, che generosamente mette a disposizione la sua compagnia. Il ritorno trionfale di Leonora Duse al teatro, una rappresentazione che assume il carattere di un rito nazionale. Così scrive Silvio D'Amico il 6 maggio 1921. Ed ella apparve, scrive Renato Simoni. Ci fu in quel ritorno alle scene la nobiltà di un sacrificio e la religiosità di un voto. Pregava di essere compresa per amore. Ci si affidava così grigia, così malata, così buona. Ci dava la sua forza stremata, la sua vita. La sua arte era giunta all'estrema semplicità ed era più grande che mai, di una grandezza esaltante e straziante. Una pensione, sì, questo mi ha offerto il governo. Non un teatro stabile, né una scuola di recitazione che credevo di meritare. Se soltanto aveste spiegato, insistito. Ho tentato, Marco, ho tentato, ma volevano che mi consegnassi mani e piedi. Volevano farmi firmare carte, impegni, contratti. Per tutta la mia vita ho sprecato tanto denaro per poter anche dire no. Stasera il sipario resta giù, io sono libera. E pensate, conoscendomi come mi conoscete, che avrei potuto accettare un'elemosina. Una pensione non è un'elemosina. Ci sono vedove di guerra che ne hanno più diritto di me. Io posso ancora recitare. Farò questa tournée. Gli americani mi offrono dei buoni teatri. Lavorerò fino alla fine, come tutti i figli d'arte. Fino alla fine. Il repertorio della Duse è ormai limitato a poche opere. Spettri e Donna del mare di Ibsen, La porta chiusa di Praga, La città morta di D'Annunzio. Va in America, dove è costretta a viaggiare da una città all'altra in un vagone speciale per difendere i suoi polmoni minati dal male. La sua leggenda accende la fantasia delle platee americane. Ma in quegli immensi teatri, qualche volta il pubblico la segue senza capire. Ah, venga, venga, Carlo, venga, si accomodi. Accenda pure la luce. Si accomodi, si accomodi. Mi scusi, signore. Venivo a portarle il bordereau. No, 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 amico mio. Lei non veniva affatto per i conti. Lei è preoccupato per me, eh?
È amareggiato perché il pubblico stasera ci ha piantato in asso. Non so. Non riesco a capire. Eppure è accaduto. Una ragione ci deve pure essere. Chissà, forse a volte l'attesa è troppo prolungata. C'era gente che per entrare aveva fatto la fila da ieri notte al freddo. Hanno aspettato. E io li ho delusi. Lei, signore? Sì. Io sì. Sai, il pubblico si aspetta chissà che cosa. Poi si alza il sipario e vedono soltanto una vecchia signora con le sue rughe e i suoi capelli bianchi. No, signore. Vedono Eleonora Duse. Appunto. La vedono e poi si alzano e se ne vanno. No, caro. Quando il pubblico si alza e se ne va, la colpa non è del pubblico. Non se la prenda troppo. Per domani sera c'è un buon teatro. C'è un teatro splendido. Anche stasera era splendido all'inizio. E poi si è guastato. Come il tempo in montagna. Ma vedrà. Vedrà che il sereno tornerà. Il pubblico è quello che è. Ma insomma, non bisogna poi dargli tutte le colpe. Siamo in America e abbiamo recitato, tradotto in italiano, il dramma di un autore norvegese. Però ha sentito che applauso appena sono entrata. Sembrava che non dovesse più finire. Stia tranquillo, domani li terremo inchiodati al loro posto. Domani c'è una commedia italiana. Li costringerò ad ascoltarmi fino in fondo. Dipende da me, cosa crede. Adesso vada. Buonanotte. Donna Bianca, torno stasera. Il tempo di abbracciare mio amico e parlargli. Sì, grazie. E poi torno. Verrò qui subito. Grazie, dottore. Grazie. Va. Amor mio, va. Tornerò presto. Sì, scrivi, telegrafo subito. Da Milano? Ho ricevuto il telegramma. Toscanini comincia oggi le prove del Nerone. Ah, finalmente. Quando la prima? In maggio, alla Scala. In maggio? Peccato, sarò ancora in tournée. Non potrò andarci. Grazie.
Agli inizi dell'aprile del 1924, Arturo Toscanini, alla Scala di Milano, comincia le prove del Nerone di Arrigo Boito, a quasi 6 anni dalla morte dell'autore. Pittsburgh, 5 aprile 1924. La Duse si reca al teatro per replicare, secondo il programma, La porta chiusa di Marco Praga. Un banale errore dell'autista è causa di un lungo indugio sotto la pioggia. Nonostante la febbre altissima che subito la coglie, Eleonora Duse, dopo aver raccomandato ai suoi attori il massimo impegno, va in scena prodigandosi senza risparmio. È ancora un trionfo. È la sua ultima recita. Come sta la signora? Male, male. Ho già chiamato il medico. La data del debutto del Nerone di Arrigo Boito è ormai fissata, 1 maggio 1924. Ma 10 giorni prima, Eleonora Duse muore lontana dall'Italia.
La Duse dà l'illusione di essere illimitata nella varietà di atteggiamenti. E tuttavia, in un milione di visibili cambiamenti e inflessioni, è impossibile afferrare un tratto maldestro o una certa tensione che interferiscano con il perfetto abbandono di tutte le membra verso ciò che sembra essere il loro naturale gravitare, verso la grazia più perfetta. Si tratta di un'arte indimenticabile. Raccontare che il pubblico lasci il teatro dopo uno spettacolo della Duse applaudendo freneticamente non significa nulla. Il pubblico applaude spesso. Ma per la Duse c'è veramente qualcosa per cui si deve esplodere in applausi. Quando c'è lei, c'è sempre una vera recita. C'è un'attrice che capisce l'autore e come artista lo supera. Sono parole di George Bernard Shaw.